Albe e Tramonti, Immagini per la Puglia, una mostra di Luigi Ghirri che apre le celebrazioni per il trentennale della scomparsa del grande fotografo italiano. E la mostra fu fatta nei primi anni Ottanta e poi queste immagini non sono più state viste, sono state un po' dimenticate, alcune sono sparite. E con gli eredi Ghirri, cioè con la figlia Adele e Ilaria Ghirri, abbiamo ripreso questo discorso insieme al suo grande amico intellettuale e fotografo Gianni Leone, e quindi abbiamo pensato di riportare in vita questa mostra, anche perché Ghirri non aveva mai dedicato così tanto tempo a una regione come la nostra. La figlia Adele ha ritrovato tantissimi negativi e fotografie originali stampate da Luigi, come queste che vediamo in questa mostra, da rivisitare con gli occhi dell'oggi, e troviamo quindi una Puglia che emotivamente è profonda, è fatta di quotidianità, di bambini che corrono, di passaggi di macchine, di fuochi di artificio, una Puglia un po' domestica, intima, e anche una narrazione legata ai luoghi e agli amici. Questo progetto non finisce con la mostra, continuerà a febbraio con una prestigiosissima pubblicazione di una casa editrice inglese, la MacBook, che dedica grandi monografie soltanto ai grandi artisti, e Luigi Ghirri è ovviamente uno dei nostri artisti più conosciuti a livello internazionale. Quando Gianni ci ha chiamato per proporci di realizzare una pubblicazione di questo Menabò, che doveva essere in realtà pubblicato all'epoca ma poi non fu mai realizzato, abbiamo pensato subito come eredi che riproporre un lavoro e realizzare una pubblicazione che si limitasse solamente ai lavori dell'82, quando invece poi Luigi tornò in Puglia negli anni parecchie volte, sarebbe stato comunque limitante, sarebbe stato anche un po' arbitrario. Quindi si è deciso di estendere la ricerca anche ai lavori successivi all'82. Noi stessi abbiamo scoperto immagini che non conoscevamo, le abbiamo viste per la prima volta e abbiamo deciso di condividerle con un pubblico più ampio, includendole in questa pubblicazione.